Il clima di un territorio è l'insieme delle condizioni atmosferiche osservate in quel luogo, in un periodo di tempo di almeno 30 anni. Lo scienziato che studia il clima si chiama climatologo. In questo video conoscerai i fattori climatici, i climi e gli ambienti nel mondo, i climi e gli ambienti in Europa, i climi e gli ambienti in Italia. Incominciamo a chiederci, cos'è il tempo atmosferico? Quando in un luogo si osserva che tempo fa, si rilevano le condizioni atmosferiche o meteorologiche. Esse sono principalmente la temperatura dell'aria, le precipitazioni, cioè la pioggia o la neve che vi cade, i venti, l'umidità presente nell'aria. La scienza che studia le condizioni atmosferiche di un territorio in un breve periodo e cerca di prevederle si chiama meteorologia. In geografia si studia il clima perché esso influenza le caratteristiche di ogni ambiente presente sul nostro pianeta. Il clima, infatti, determina la presenza di un particolare genere di flora e di fauna e condiziona la vita dell'uomo, la sua cultura, le sue abitudini e le sue attività economiche. In base al clima, l'uomo ha imparato ad adattarsi, scegliendo le coltivazioni, gli allevamenti più adeguati, organizzando le attività economiche e le abitazioni più funzionali. Sulla Terra si possono incontrare climi molto diversi. Questo dipende da alcuni fattori climatici, primo fra tutti la latitudine, cioè la distanza di un luogo dall'equatore. Nelle zone vicine all'equatore, infatti, i raggi del sole arrivano perpendicolari alla superficie terrestre diffondendo il calore in un'area concentrata, per cui scaldano di più. In quelle zone, quindi, farà molto caldo. Man mano che ci si allontana dall'equatore e ci si avvicina ai poli, i raggi del sole si disperdono su una superficie maggiore, e quindi scaldano di meno. Per questo motivo il clima risulterà progressivamente più freddo. Oltre alla latitudine, gli altri fattori che possono influenzare il clima di una regione geografica sono la vicinanza del mare. L'acqua si riscalda e si raffredda molto più lentamente dell'aria. In inverno, quindi, l'acqua del mare rilascia il calore che ha accumulato durante l'estate, rendendo il clima meno rigido. Al contrario, in estate l'acqua del mare si mantiene più fredda rispetto alla temperatura dell'aria, per cui il clima è più fresco rispetto all'entroterra. L'altitudine, cioè l'altezza di un territorio rispetto al livello del mare. Più un luogo è alto, più diminuiscono la temperatura e l'umidità. Ecco perché in montagna fa più freddo che al mare. Le catene montuose, che possono ostacolare la circolazione dei venti, cambiare la temperatura di una regione, o far aumentare o diminuire le precipitazioni, ossia pioggia e neve. La latitudine è sicuramente il fattore che influenza maggiormente il clima di un territorio. In base alla distanza dall'equatore, sulla Terra si possono individuare tre zone o fasce climatiche principali, che si ripetono nei due emisferi, e i cui confini sono determinati dai paralleli più importanti: la zona polare, la zona temperata e la zona tropicale. Zone polari. La distanza dall'equatore è massima, per cui le temperature sono molto basse. Il clima è rigido e ci sono ghiacci perenni che ricoprono la terra e il mare. Il sole scompare alla vista in alcuni periodi dell'anno. Zone temperate. Sono comprese fra la zona tropicale e quella polare. Le temperature diminuiscono man mano che la latitudine aumenta. Il clima di queste zone è caratterizzato dalla presenza di quattro stagioni molto diverse tra loro. Zone tropicali. La distanza dall'equatore è minima. Qui i raggi solari cadono diretti, per cui la temperatura è molto alta durante tutto l'anno. I diversi climi hanno determinato sulla Terra ambienti naturali molto differenti tra loro, caratterizzati dalla presenza di piante e animali specifici, che si sono adattati a vivere in quelle condizioni climatiche. Anche la densità di popolazione delle diverse zone della Terra, ossia la quantità di persone presenti in quelle aree geografiche, è stata influenzata dal clima. Perché un clima più favorevole alla vita ha ovviamente favorito gli insediamenti umani. Gli ambienti tropicali.
Nei pressi dell'equatore si trovano ambienti caratterizzati da piogge abbondanti e temperature elevate che favoriscono la crescita delle piante. È il caso della foresta pluviale, dove si trova la maggior parte delle specie animali e vegetali del pianeta. Allontanandosi dall'equatore si trova la savana, dove la stagione secca si alterna a quella delle piogge. La vegetazione è composta da pochi alberi e ampie distese di erbe secche, che con l'inizio delle piogge rinverdiscono, diventando l'ambiente ideale per animali erbivori, come le zebre, gli elefanti, le giraffe, gli gnu, e per i loro predatori, come leopardi, leoni, iene. Nei pressi dei tropici si incontrano i deserti, ambienti caldissimi dove non piove quasi mai. La totale mancanza d'acqua rende le condizioni di vita pressoché impossibili. Resistono solo le piante grasse e alcuni rettili, ragni e scorpioni. Gli ambienti temperati. Nelle zone temperate si incontrano ambienti come la macchia mediterranea, una zona caratterizzata dalla presenza di alberi bassi, arbusti, praterie e steppe, costituite da erbe e cespugli, foreste di latifoglie, faggi, castagni, querce, eccetera, e la taiga, foreste di conifere, cioè di abeti e pini. Vedremo le caratteristiche di questi ambienti più nel dettaglio nei prossimi video. Gli ambienti polari. Si trovano nella zona più fredda del pianeta. La vegetazione tipica è quella della tundra dove crescono muschi e licheni che sono il cibo delle alci e delle renne. Nelle zone più vicine ai poli la vegetazione scompare per far posto alle distese di ghiaccio, che in Antartide, cioè al polo sud, ricoprono perennemente la terraferma. Gli animali che vivono in queste zone sono i pinguini e le foche al polo sud, orsi polari e trichechi al polo nord. Le terre emerse della Terra sono state suddivise dai geografi in 6 continenti: Africa, Asia, Europa, America, Oceania e Antartide. L'Europa, il continente di cui fa parte l'Italia, si estende su una superficie di 10.180.000 km². Ha una popolazione complessiva di più di 741 milioni di abitanti e una densità di popolazione di 73 abitanti per km². Il continente europeo si trova all'interno della zona climatica temperata. Il suo territorio è caratterizzato da climi differenti, determinati in parte dalla latitudine e in parte da altri fattori, come la presenza dell'Oceano Atlantico, del mare Mediterraneo, di rilievi montuosi o dalla distanza dal mare. Considerando questi diversi elementi, in Europa possiamo distinguere 5 grandi zone climatiche caratterizzate da climi diversi. Clima della zona mediterranea. Gli inverni sono brevi e miti grazie alla presenza del mare, mentre le estati sono lunghe, calde e secche. Clima della zona continentale. È caratterizzata dalla presenza di 4 stagioni che presentano notevoli differenze di temperatura l'una dall'altra. L'inverno è molto rigido e l'estate è molto calda, spesso afosa. Le precipitazioni sono frequenti. Clima della zona alpina. L'inverno è lungo, freddo e nevoso. L'estate è breve e fresca. Piove spesso. Clima della zona atlantica. Il clima è influenzato dalla vicinanza dell'oceano e dalla corrente del Golfo, per cui gli inverni sono più miti rispetto alle zone continentali. Le precipitazioni sono frequenti e abbondanti tutto l'anno. Soffia spesso un forte vento. Clima della zona subartica. Gli inverni sono lunghi e freddissimi, le temperature scendono molto al di sotto dello zero, al punto che i fiumi, i laghi e tratti di mare ghiacciano. L'estate è breve e fresca. Come hai appena scoperto, il continente europeo è caratterizzato da climi differenti, ognuno dei quali ha condizionato lo sviluppo della vegetazione e determinato ambienti naturali molto diversi tra loro. Gli ambienti della zona mediterranea sono caratterizzati dalla presenza della macchia mediterranea, di cui fanno parte arbusti e cespugli, capaci di tollerare i venti salmastri provenienti dal mare. Sono presenti anche alberi sempreverdi, che necessitano di poca acqua per la loro sopravvivenza, come lecci, carrubi e querce da sughero. Gli ambienti della zona continentale. La vegetazione è varia. Nella zona orientale ci sono le steppe, cioè ampie distese di erba bassa e cespugli.
Questo ambiente si è determinato a causa della scarsità di piogge. Nell'Europa centro-occidentale si trovano boschi di latifoglie. Un tempo ricoprivano quasi tutto il territorio continentale. Oggi sono ridotti a causa dell'intervento dell'uomo. Gli ambienti della zona alpina sono quelli tipici delle montagne europee. Fino a una quota di 1500 metri ci sono boschi di latifoglie, fino a 2000 metri boschi di conifere, poi solo pascoli e cespugli. Dai 3000 metri in su la vegetazione è assente. Gli ambienti della zona atlantica sono quelli che si affacciano sull'Oceano Atlantico. Le coste sono caratterizzate dalla presenza della brughiera, formata da pochi alberi e da cespugli di piante di erica e di brugo. Una volta erano presenti anche foreste di latifoglie, oggi quasi del tutto scomparse per mano dell'uomo. Gli ambienti della zona subartica sono i luoghi della tundra, tipica delle regioni europee più settentrionali. Si tratta di un ambiente caratterizzato dall'assenza di alberi. Quando la neve in estate si scioglie, l'acqua ristagna nel terreno e favorisce la crescita di muschi e licheni. A una latitudine più bassa si trova la taiga, che ospita foreste di conifere e radure dal terreno umido. L'Italia si trova nella parte meridionale dell'Europa, all'interno della zona climatica temperata. Infatti, il clima dell'Italia viene definito generalmente temperato, cioè mite. In base ad alcuni fattori climatici, come ad esempio la presenza di due catene montuose e il mare che lambisce gran parte dei confini italiani, il clima della penisola non è uniforme. Si possono distinguere 6 zone climatiche con i relativi ambienti. Zona alpina. A causa dell'altitudine, gli inverni sono lunghi, freddi e nevosi, le estati brevi e fresche. Le piogge sono abbondanti in primavera e in autunno. L'ambiente è tipicamente alpino. Sulle vette vi sono ghiacciai o distese di neve, verso valle si trovano boschi di conifere e poi di latifoglie. Zona padano-veneta. Il clima di questa zona risente della lontananza dal mare. È quindi di tipo continentale, molto umido, con inverni lunghi, freddi e nebbiosi ed estati calde e afose. L'ambiente è stato fortemente influenzato dall'uomo, che ha eliminato gran parte della vegetazione per creare aree agricole e centri abitati. Sono presenti prati e boschi di pioppi. Zona Ligure Tirrenica. Il clima di questa zona è mitigato dalla presenza del mare, che rende gli inverni miti e le estati fresche. È caratterizzato da piogge abbondanti, specie tra Liguria e Toscana. Sui territori vicino al mare c'è la macchia mediterranea, mentre all'interno si trovano soprattutto boschi di latifoglie. Zona appenninica. Nella regione appenninica il clima varia in base alla latitudine e all'altitudine. Al nord e al centro il clima è freddo, con piogge abbondanti e neve in inverno, fresco in estate. L'ambiente è caratterizzato da boschi misti di caducifoglie e di conifere. Via via che si procede verso sud si alza la temperatura, si riducono le piogge e il territorio diventa più arido e spoglio. Zona Adriatica. Lungo la costa adriatica l'effetto mitigatore del mare è meno efficace che non altrove. Inoltre i venti freddi provenienti da est non sono ostacolati da alcuna catena montuosa, per cui gli inverni sono freddi e le estati calde e, talvolta, afose. Piove molto in autunno e in inverno, meno nel resto dell'anno. L'ambiente sulle coste è caratterizzato da piante basse e resistenti al vento. Zona mediterranea. Grazie alla presenza del mare e dei venti caldi e secchi che soffiano da sud, gli inverni sono miti e brevi, le estati calde, lunghe e secche. Piogge abbondanti in inverno e autunno. La vegetazione spontanea è la macchia mediterranea composta da ginestre, alloro, cappero, erbe aromatiche, ma anche ulivi, agrumi, viti.